materie marinare e nautiche, sia per il suo importante e fondamentale libro nella storia della marineria, ma è un po' meno noto come appassionato, studente nonché laureato in teologia, che è un aspetto coltivato a fianco del lavoro, diciamo così, quasi per creare noi. Le sue competenze le divide stasera con lui, ma già nell'arco di altri incontri, di altre cose, avete avuto modo sicuramente di percepire e di sentire. Adesso vediamo una cosa importantissima, che è legata ad un evento che si è svolto qualche settimana fa nel chiostro, nella chiesa di San Francesco a Sorrento. Si sono ritrovati in quella chiesa per una preghiera ecumenica il nostro vescovo Alfaro con accanto il monaco Iero Monaco, quindi è un prete monaco di provenienza ortodossa, questi quattro rappresentanti delle culture e dell'ecumenismo si sono incontrati per una preghiera in comune, a che in una intervista al vescovo Alfano gli chiedemmo: Santità, perché celebrano il centenario dell'inizio di una politica di comunanza, Santità, ci stiamo lavorando da 100 anni per raggiungere un obiettivo finale fatto di un abbraccio a Sorrento nella chiesa di San Francesco. Ma perché nella chiesa di San Francesco? Perché è a Assisi che già da anni e tutti gli anni queste preghiere svolgono. Poi il preside sarà più dettagliato e specifico nella terminologia. Mi permisi di lamentarmi con lui, ma sono 100 anni che stanno cercando di andare a braccetto un po' tutti quanti, quali sono le complicanze? Eppure ci sono delle piccole complicanze, si procede a passi lenti, come nella storia tutta del cristianesimo. La donazione della chiesa di San Nicola a Bari è uno dei primi, è uno dei passi, non tra i primi, ma è uno dei passi materiali orientati verso un'apertura della Chiesa ortodossa. Tra l'altro, se vi capita, la settimana scorsa, vale a dire la domenica dopo Pasqua, se vi capita di essere in posti come quelli di Amalfi, per esempio, e lì c'è un sacerdote, Don Antonio Porpora, il quale normalmente invita il pubblico della sua parrocchia di Amalfi in Sant'Andrea a rinnovare la presenza la domenica successiva, perché sarà celebrato nel rito la Pasqua nel rito ortodosso. Prevalentemente il pubblico è fatto, e vi sembreranno poche, mentre invece noi ci siamo stati sempre dietro questo passioncella che coltiviamo con Positano News, siamo andati a vedere questo rito ortodosso. Il prete parla in greco, greco antico, il pubblico segue la preghiera, ma in verità non ho compreso granché, ma comunque si svolge questa festa. Non nel Duomo di Sant'Andrea, tra l'altro Sant'Andrea vi può succedere, e che significa ecumenismo? Vi può succedere, la tomba di Sant'Andrea è stata recentemente restaurata e resa al pubblico visibile 24 ore per tutti i giorni dell'anno. Che significa? Prima era in una cripta in cui si accedeva con la chiave del sacrestano, che è chiamato per... mentre è la frequenza dei cappelli, e li vedete subito, li riconoscete, la frequenza continua e costante di pubblico ortodosso, non necessariamente proveniente dalla Russia, anche dalla città di Bari, dalla città di Benevento, in gruppi che arrivano a Bari vanno a riverire le spoglie di Sant'Andrea, che è uno dei pilastri della Chiesa ortodossa. Quindi questo pubblico andava a toccare, a prendere l'olio, la manna di Sant'Andrea. Ma ho già parlato troppo, vi lascio al preside, che ringrazio particolarmente di aver accettato, perché è veramente un piacere averlo con noi. Grazie. Io ho preparato, ci ho studiato, ho cercato una sintesi, perché l'argomento è complesso, molto. E ecumenismo è un movimento che tende a ravvicinare e riunire tutte le chiese che si riferiscono a Gesù Cristo. E i cristiani
di queste chiese sono tante, tante. Pensate che il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha fatto un censimento e ha inserito, al di là di quello che è la Chiesa Cattolica e tutte le sue diramazioni, parla di 350-400 chiese che si riferiscono a Gesù. Allora il sistema, il problema è complesso. Allora perciò è un movimento. Che cos'è un movimento? È un comportamento collettivo, spontaneo, di persone che aderiscono a principi e tentano di applicarli e di plastificarli nella vita quotidiana, nella realtà della nostra vita. La parola ecumene deriva dal concetto di terra abitata. L'ecumene è la terra tutta abitata. Qual è la terra abitata? La terra abitata è la terra, è solo le terre emerse di tutto il globo terrestre. Se facciamo un po' il calcolo, il 30% delle terre emerse, la superficie della terra è 510 milioni di chilometri quadrati. È facile calcolarla. 4 volte più greco è 4. L della terra è 6.373 km. Con una piccola calcolatrice possiamo individuare che tutte le chiese del mondo, tutti i minareti, tutte le sinagoghe, tutte le zone dove gli animisti pregano il loro Dio, coprono 448 milioni di chilometri quadrati. L'Europa 10, l'Africa 30, l'Asia 44, l'America del Nord 24, l'America del Sud 18, l'Oceania 10, l'Antartide 14, che non è abitata. Allora tutta questa massa di terre è l'ecumene. E su questo ecumene si sono inserite le chiese. E ognuno prega il proprio Dio. Noi ci riferiamo alle chiese di Cristo Gesù, che 2000 anni fa, fattosi uomo con il mistero dell'incarnazione, è venuto da noi. Allora da dove partiamo? Bisogna pur partire. Partiamo dal credo. Abbiamo prima Ambrogio. Ancora prima. Eccolo. Partiamo dal credo. Spengo così si vede meglio. Degli apostoli. Partiamo dal credo. I 12 apostoli raccolsero tutti i detti di Gesù, li accorsero e misero assieme tutti i principi, i cosiddetti dogmi. I dogmi sono verità a cui noi dobbiamo credere, perché presentati dal Magistero della Chiesa, dalla Scrittura e dalla Tradizione, e nel credo degli Apostoli ce ne sono 12 dogma. Sono 12 dogmi, dogma singolare, dogmi plurale, e sono 12. Se prendi quello precedente, se ti riesce, eccolo, quello degli Apostoli. Non ti riesce. C'è sta un principio, un dogma che non è riportato nel secondo, del Niceno Costantinopolitano. C'è il dogma che dice Gesù scese agli inferi, ed è un dogma di fede. Io in un WhatsApp l'ho pure specificato. E questo qui è il Niceno Costantinopolitano, che ha 21 dogmi. E ho messo in evidenza, un poco più su, Ambrogio, è il ricco, è il cursore di sopra. Scusate il lente. Dove c'è la scritta? Ecco, questa qui, discese agli inferi. Vai un po', vai avanti. No. Ecco, vedete. Ho individuato dal figlio,
Quel concetto ci servirà in seguito nel discorso che andremo a fare. Allora, quindi il dogma più importante sono conseriti, i dogmi importanti sono nel credo niceno-costantinopolitano. Perché? Perché è legato a due concili ecumenici, quello di Nicea 325 e quello di Costantinopoli 381. Ma perché dobbiamo riflettere su questa cosa? Ricordiamoci del Vangelo di San Giovanni.